Ora vediamo un esempio numerico concreto. Qui abbiamo un'asta con due forze applicate da 150 N e 100 N, due forze parallele e concordi, distanti tra loro 1 m. Queste due forze equivalgono a una sola forza F, che è uguale alla somma delle due, eccola. Quindi 150 più 100, qui è sbagliato, è 250 N. Questa forza si trova applicata in un punto interno al segmento, e più vicino alla forza maggiore. Infatti vediamo che il punto P è più vicino ad A, perché FA è la forza maggiore. E questa forza complessiva è diretta nello stesso verso delle due forze. Quindi l'effetto di queste due forze, FA e FB, è come se anziché avere queste due forze, uno ne avesse una sola, che è di 250 N, quindi la loro somma, ed è applicata in un opportuno punto P, qua in mezzo tra le due, più vicino ad A. Per calcolare precisamente il punto P bisogna risolvere questa equazione, questa condizione, che appunto significa braccio di A per FA, quindi questo per questa, uguale a DB per FB. In questa equazione non si conoscono DA e DB. E infatti sono sconosciute DA e DB, perché non si conosce la posizione precisa del punto P. Si conosce la loro somma, che è 1 m. Perciò si può mantenere DA come incognita, e l'altra incognita DB, l'altra incognita dell'equazione DB, si esprime attraverso DA come DB è uguale a D tutto quanto meno DA. Come è indicato qui, al posto di DB scriviamo D meno DA. Quindi l'equazione, invece di avere due incognite, DA e DB, adesso ne ha una sola. Non ha più DB come incognita, ma ha solo DA. È un'equazione facile, di primo grado, si risolve con semplici passaggi algebrici, e alla fine si trova che DA deve essere i 2/5 di D in questo esempio particolare. 2/5 di 1 m sarebbero 40 centimetri. Allora, se DA, eccolo qui, è 40 centimetri, l'altro per differenza è 60 centimetri, perché tutto era 1 m. Quindi la soluzione è DA 40 centimetri, DB 60 centimetri. Adesso, per sicurezza, andiamo a verificare la formula. La formula era DA per FA. È vero o no che è uguale a DB per FB? Quindi DA 0,4 metri, DB 0,6 metri, e poi le forze erano 150 N e 100 N. Se andiamo a fare questo calcolo, 0,4 per 150 fa 60 Nm, anche quest'altro a destra 60 Nm, quindi è confermato che la formula DA FA uguale DB FB è verificata. Ora passiamo all'altro caso, due forze paralleli discordi sul corpo rigido. Le due forze sono sempre le stesse, 150 N e 100 N, solo che stavolta la forza B va in basso. La distanza è sempre la stessa di prima, è 1 m. Come si comportano queste due forze? Si comportano come se al loro posto ce ne fosse una sola, questa, F, applicata in un opportuno punto P. E questa forza è pari alla differenza delle due, perché sono forze discordi, 150 meno 150 newton. E da che parte sta P? Innanzitutto, nel caso di forze discordi, il punto P sta all'esterno del segmento AB, sta all'esterno dalla parte della forza più intensa, quindi sta all'esterno a sinistra, e è diretta nel verso della forza maggiore, quindi è diretta verso l'alto. C'è da calcolare la posizione precisa, il punto P. La regola è sempre quella: DA, che è la distanza di P da A, di A, e DB, che è la distanza di P da B, DB, devono soddisfare questa relazione, cioè DA per la forza A uguale DB per la forza B. È una specie di braccio per forza uguale braccio per forza. Di nuovo, questa equazione ha due incognite, però una delle due incognite si può esprimere attraverso l'altra. Infatti DB, come si vede dal disegno, DB si può esprimere come DA più D. È la somma di DA più D. Eccolo qui, DB DA più D. Così che ora l'equazione ha un'incognita sola, che è DA. Facendo semplici calcoli, isolando l'incognita,
di A, si trova alla fine che dA è uguale a 2D, in questo caso, in questo esempio particolare, e quindi dA è 2 metri. Ora, se dA è 2 metri, dB, che era dA più D, sono 3 metri, e nel disegno vuol dire che se dA è 2 metri, ricordiamo che dB era dA più 1 metro, quindi è 3 metri. Perciò il punto P si trova a 2 metri a sinistra di A e 3 metri a sinistra di B. Ora verifichiamo la formula. È vero, per sicurezza, verifichiamo, è vero o no che dA FA uguale dB FB? Quindi dobbiamo sostituire dA e dB, 2 metri e 3 metri. FA e FB dobbiamo mettere 150 N e 100 N. Ecco qua, 2 metri 150 N, 3 metri 100 N, 300 300, è vero.